Ciao, qui li prendi. Abbiamo qui alcune novità della D-Kids da mostrarvi. Dunque, ci sono tre bustine davanti a me. L'ultima è, diciamo, una specie di sorpresa. Dunque, vediamo un po'. La prima che ho qua davanti, che è gigantesca e copre anche le altre, è della collezione Crazy Nature Serpenti, che io non conoscevo ancora. È una collezione di serpentoni di gomma, direi giganteschi, perché la busta è bella grossa. Guardate, questa è la mia mano. Ci raccomanda naturalmente di collezionarli tutti, lunghissimi, grandissimi e... trova gli speciali mutanti, quindi immagino che alcuni di questi serpenti avranno delle deformità pazzesche, tipo questo qui sembra avere due teste, guardate un po'. Qua dietro sul letro della busta non vedo dettagli che ci possano interessare in questo momento, dunque bisogna avere almeno 8 anni, quindi io ci rientro proprio appena. Poi abbiamo una bustina della collezione Creature del Buio e Zombie, quindi finalmente qualcosa di horror, mostri tradizionali, e io sono proprio contento. Ci sono zombie che escono dalle loro tombe, mummie, uno scheletro, un uomo lupo, ma è solo una parte, perché nella collezione abbiamo ben 11 mostri diversi, come ci dice qua dietro. E sul retro della bustina abbiamo di nuovo uno zombie disegnato con una maglietta a righe rosse e verdi, guardate un po', come Freddy Krueger, la creatura mostruosa del film Nightmare dal profondo della notte. E questa maglia a righe verdi e rosse era stata concepita proprio perché fosse brutta da vedersi, in fondo Freddy Krueger deve essere un incubo. Sono curioso di vedere che mostriciattolo ci sarà qui dentro. Sono pupazzetti snodati, pensate un po'. E adesso vediamo l'ultima bustina, che fa parte della collezione Splatterosi. E sotto la collezione Splatterosi abbiamo visto di tutto. Animali appiccicosi, slime. Recentemente abbiamo fatto vedere i barattolini della collezione Splatterosi Magic Potion. Carini, bustine con due pacchettini di slime di colore diverso. A quanto pare adesso D-Kids ha avuto un'altra idea e non sapeva neanche come chiamarla, direi. Abbiamo la collezione Splatterosi Cacche. Ecco qui, se vogliamo collezionare tutta una serie di cacche mollicce ed appiccicose, questa è la collezione che fa per noi. Ci sono anche colori... questa verde, io non oso pensare che cosa sia stato mangiato per produrla. Non sono neanche a sorpresa, quindi non rischiamo di trovare doppioni, avete capito? Possiamo collezionarle con santa pazienza, andare dall'edicolante, controllare che ci sia la cacca che ci mancava e prenderla. C'è una specie di finestra qui per vedere in trasparenza, quindi abbiamo una bella marrone, quindi è fresca di giornata, ecco, non si è ancora rinsecchita. Splatterosi cacche new, Io sono convinto che di tutte le collezioni in bustina che ho mostrato fino adesso, questa sarà quella che alle mamme piacerà di meno. Allora, andiamo con ordine. Partiamo dai serpenti, ok? C'è questo serpentone qui. Apriamo la bustona gigantesca. Qui spunta la coda. Ma è tutto annodato! Ed è uno di quelli mutanti, perché ha due teste. Allora, insieme c'è questo piccolo libricino e vediamo un pochino cosa contiene. Quali sono i serpenti più velenosi e pericolosi per l'uomo? Insomma, ci sono un po' di informazioni sui serpenti veri. Buono sempre avere qualche informazione in più. Serpenti a più teste, leggenda o realtà? Allora, esemplari di serpenti a due teste immagino che siano esistiti, ma sapete, sono sempre delle... forme di malattie in sostanza, di malformazioni, poveretti. Qua abbiamo il serpente a sonagli, il serpente mutante a due teste, il cobra. Direi che sono i tre che esistono, o forse ne esistono di più, vediamo un po', che io non l'ho letto. Vediamo se ce lo dice da qualche parte. Qui non lo leggo, sulla busta cosa diceva? Neanche, non specifica, forse sono tutti qui. Allora, questo è il nostro serpente mutante a due teste, tutto annodato, noi dobbiamo liberarlo. Non è gomma mollissima, ok? Non sono come le manine appiccicose delle patatine, è decisamente un po' più rigido, però essendo gomma possiamo legarlo come vogliamo, diciamo che non si allungherà. C'è queste due teste con le linguacce fuori. Allora, mi ricorda un pochino i tradizionali mostri in gomma che si vendevano una volta, magari erano, spesso erano delle Imperial, dei mostri in gomma che avevano queste bocche spalancate, simili a quelle dei nostri serpenti, che mi stanno mordendo! E poi siccome ha due teste mi può mordere due dita alla volta.
Mannaggia. Ok. Questo era il nostro serpentone mutante a due teste. Mettiamolo qui. Adesso facciamo che dare un'occhiata a quello che io invece aspettavo. La nostra creatura del buio. Chi ci sarà qui dentro? Allora, abbiamo questo libricino, ecco qua. Ci dà qualche informazione. Cosa sono gli zombie? Ok. Poi molte di queste creature del nostro, diciamo, recente immaginario hanno una lunga tradizione alle spalle. Pipistrelli, uomini lupo, vengono fuori da miti e leggende popolari e hanno anche una antica letteratura alle spalle. Qua ci sono tanti zombie diversi. Carina l'idea di avere più zombie diversi, uno si fa tutto il suo esercito di zombie. Poi qua vedo una specie di gargoyle, uomo lupo, il pipistrellone. Io credo che tempo fa avessimo recensito qualcosa di simile. Vediamo un pochino. Chi c'è qua dentro? Oh, ho trovato uno zombie. Sono contento. Allora. No, non sono contento. Si è spezzato il perno che lo teneva insieme. Dovrò reincollarlo. Dunque, a parte questo perno che mi si è spezzato, ma sapete, mi sono arrivati in una busta, forse il postino ci si è seduto sopra. Quindi dovrò reincollare il mio zombie. Facciamo finta che fosse tutto intero e vediamolo un pochetto come è fatto. C'è questa faccia verde, naturalmente, perché uno zombie non può avere il colorito di un fotomodello. C'è un po' di sangue rosso, qualcosa di spaventoso e appiccicoso ovunque. Possiamo muovere le sue braccia, poi se fosse integro potremmo anche muovere il suo busto e la sua testa. Ed è alto, direi 10 cm sarà alto. Non è malaccio. Questo è uno degli zombie, se trovassimo anche gli altri potremmo farci, ad esempio, vi dico io che cosa ci farei, visto che sono un po' scemotto e mi diverto a giocare ancora. Io vorrei avere un po' di questi zombie di questa collezione, poi mi farei una specie di piccolo diorama del cimitero con le lapidi e avrei tutti gli zombie che ci camminano dentro. Spaventosissimi. Mettiamolo qui, il nostro zombie infortunato, poveretto. Tocca. Ah, ecco qua, dulcis in fundo, si diceva così, giusto? Proprio dulcis non è. Abbiamo la nostra, il nostro esemplare di cacchetta dalla collezione Splatterosi Cacche. Ho detto cacchetta, ma in realtà questo qui mi sa che aveva mangiato parecchio, perché proprio piccola non è. Deve essere molliccia, appiccicosa e si splattano. Sì, lo collauderemo. Allora, apriamo. Wow. C'è un libricino. Adesso mi chiedo quale razza di curiosità possono aver scritto in un libricino della collezione Splatterosi Cacche. Allora, cacca Guinness. Anche la cacca può stupirci con tante incredibili curiosità. Abbiamo la cacca più piccola, che è quella dell'acaro. Poi la cacca più pesante, che ne fa in media 50 kg al giorno. Vogliamo fare una specie di quiz? Chi di voi riesce ad avvicinarsi di più alle proporzioni della cacca di un elefante? Chi di voi si dà di più da fare ogni giorno? Allora, la più invadente, perché nebulizzata in acqua per metri e metri. Oh, santo cielo! Povere balenottere. Poi, la più puzzolente è quella dell'orango, insomma. Non vi voglio spoilerare tutte le informazioni che ci sono sul libricino della Splatterosi Cacche, ok? Vi lascio questa l'ebbrezza di scoprirle a voi. Tiriamo fuori il nostro esemplare, che è rinchiuso in una bustina, così non si secca e non appiccica in giro. Guardate un po'. Guardate un po' nella busta cosa fa. È un oggetto strano. Avete presente quei giochini cinesi che si vedono in giro, che si splattano, che si schiacciano in giro? È una di quelle cose, ma è a forma di cacca. Ecco qui, è leggermente appiccicosa. E se la schiacciamo, è un oggetto
Sentiamo un po' se ha un odore strano. No, solo odore di gomma, niente di che. Adesso vedete, lo zombie si è svegliato e rischia di calpestarla. Ecco la calpestata, ma è più grossa di lui. Allora, vediamo un pochetto. Avete presente che in queste serie stanno facendo i cartoni animati di Dottor Slump e Arale? In quei cartoni animati si vede spesso una cacchetta rosa, per qualche motivo. Allora, vediamo un pochino se riusciamo a schiacciarla sul tavolo qui, come dice. È ballato tutto. Wop. Allora, queste sono le tre collezioni che abbiamo avuto opportunità di mostrarvi, nuove da The Kids. Secondo voi, qual è la migliore? Preferite la collezione di serpenti con il mio serpente mutante a due teste? Oppure la collezione di creature del buio e zombie? Io ho trovato uno zombie, non fate caso, il mio è un po' infortunato, ma gli altri saranno a posto. Oppure la collezione di cacche? A voi il giudizio finale. Ciao e grazie ancora a The Kids.